la possibilità di avere finalmente una giunta che si occupi dei problemi di questa regione, che cittadini umbri che si liberano da un sistema di potere che si è occupato solamente di fare affarismo. Quindi sono soprattutto molto felice per loro. Credo che la vittoria schiacciante di Donatella Tesei ci consegna anche una grande responsabilità. Qui ci si aspetta da noi molto, dalle infrastrutture, il tema dei giovani che scappano, il sostegno alla famiglia, piccola e media impresa. C'è un grande lavoro da fare qui e noi faremo quel lavoro. Sono entusiasta delle proiezioni per quello che riguarda anche la crescita di Fratelli d'Italia, lo dico, diciamo, con un po' di prudenza, con un pensiero a me stessa e ai militanti, ai simpatizzanti, alle tante persone che stanno sostenendo Fratelli d'Italia, perché mi pare di capire che sia il partito che è cresciuto di più in assoluto. E questo è qualcosa di cui chiaramente vado molto fiera. Mi pare un segnale molto chiaro nei confronti dell'alleanza rosso-gialla di questo governo. Io, fossi Conte, non avrei dubbi, domani mattina rassegnerei le dimissioni più velocemente della luce, perché il segnale che arriva da una regione tra l'altro storicamente schierata a sinistra, con uno scarto che insomma rischia di andare oltre i 20 punti, dice chiaramente da che parte sta e vuole stare il popolo italiano, e quindi mi pare che non ci siano più dubbi su che cosa questa gente, su come questa gente sia vista dal governo. Mi pare anche interessante il dato per cui Lega e Fratelli d'Italia insieme, più o meno in una regione rossa, arrivano insomma intorno al 50% dei consensi, e quindi un po' il racconto di questa destra impresentabile, marginale, che è stato fatto in questi anni, non regge più. Il prossimo passo è una mozione di sfiducia per il governo? Ma intanto vedremo che cosa farà domani Conte, perché io spero di non dover arrivare alla mozione di sfiducia del governo. Se c'è ancora un briciolo di dignità in queste persone, penso che siano loro domani stesso a dover trarre le conclusioni del loro lavoro. Poi mi pare che Conte abbia qualche altro problemuccio in serata che è arrivato, quindi vediamo intanto che cosa diranno loro domani, e poi ci sentiremo anche ovviamente con gli altri leader della coalizione e ragioneremo sul da fare. Vuole dire qualcosa? Vai, vai, Alessà. Fratelli d'Italia, terzo partito italiano. Cioè, terzo partito in Umbria, chiedo scusa, ma insomma spero che possa essere una proiezione anche del futuro di quello che accade. Abbiamo battuto i 5 Stelle perché i 5 Stelle hanno tradito il loro elettorato, hanno tradito tanti italiani, hanno tradito tutti gli umbri. Ed era inevitabile che gli umbri voltassero loro le spalle, cosa che penso si apprestino a fare tutti gli italiani quando sarà consentito loro di votare. Quindi sono assolutamente contenta, insomma entusiasta del risultato di Fratelli d'Italia. Ma poi, se lo aspettava? Beh, insomma, io ho trovato molto entusiasmo in questa regione e in generale in questo periodo trovo molto entusiasmo su tutto il territorio nazionale attorno al progetto di Fratelli d'Italia. Credo che cominci a pagare insomma in maniera importante il fatto di aver sempre tenuto la barra dritta, di non aver preso le scorciatoie, di non aver rincorso gli slogan facili, le promesse impossibili. Insomma, abbiamo sempre fatto la strada più lunga, quella più faticosa, però io sapevo che la lunga avrebbe pagato e penso che stia cominciando a pagare, ecco. Poi ci riempie di responsabilità ancora più che d'orgoglio, dovremo per questo fare un lavoro ancora più intenso e serio per i cittadini che credono in noi. Però certo, insomma, è una grande soddisfazione vedere Fratelli d'Italia, insomma, quasi crescere molto. Non mi fate dire altro, poi quando avrò i dati definitivi vi farò la valutazione completa, però mi pare che in questo momento le proiezioni che ho letto, per paradosso il dato più clamoroso è proprio quello di Fratelli d'Italia in termini di crescita rispetto alle elezioni precedenti. Vuole dire due parole agli abitanti della provincia di Lecce? Il Conte ci ha definito l'Umbria e solidarietà. E che penso che gli abitanti della provincia di Lecce, quando anche loro potranno votare a Conte, se ancora Conte ci sarà, daranno lo stesso ben servito, che è più o meno il ben servito che vuole dare questo governo tutta l'Italia. Perché gli italiani si sono stufati di gente che pensa di potersi organizzare contro di loro. Questo ceffone democratico, ceffone sonoro, ceffone che arriva al governo rosso-giallo, beh, insomma, la dice lunga su che cosa l'Italia voglia, su che cosa l'Italia pensi, e davvero se queste persone hanno ancora un briciolo di dignità dovrebbero insomma, prenderne atto e trarne le conclusioni nelle prossime ore, insomma, non arrivare neanche a domani mattina. Grazie. Grazie.
parlare un attimo. Abbassa Luca! Dallo stesso lato, presidente. Che può avere e che avrà molto di più, perché è tantissimi che ci hanno dato. Presidente, scusi, stiamo guardando anche. Abbassa Luca! Sì. Una cosa cifra importante. Sì, e no, lì sono un po' più, esatto, sono un po' più, diciamo così, scaramantica, per cui prima di commentare il dato di Fratelli d'Italia vorrei che fosse definitivo. Certo, si profila per Fratelli d'Italia un risultato straordinario, la prima volta che potremo raggiungere la doppia cifra a livello regionale e probabilmente il partito che cresce di più in assoluto in questa competizione rispetto alla elezione precedente, quindi per me chiaramente per noi una grande soddisfazione. Ha un valore politico questo? Beh, io penso che assolutamente abbia una serie infinita di valori politici, perché vede, quando il risultato è così schiacciante, se fanno non è più le adesioni storiche, ideologiche, qua.